Adesso c'è il premio maschile e femminile di un film d'animazione e li abbiamo messi insieme perché hanno vinto due persone per lo stesso prodotto. Però a consegnare questo premio c'è un ospite molto speciale, vero Davide? Sì, infatti abbiamo qui con noi Raimondo Todaro. E stiamo parlando quindi il ballerino Raimondo Todaro. Si presentano così le persone. Non essere timido. Lo ricorderete ovviamente da, insomma, i prodotti. Buonasera. Della Mili Carlucci. Ciao. Grandissimo. Ciao. Io una domanda te la faccio subito. Io ho fatto 10 anni di danza da piccolo. Perché a me mi sei bloccato lo sviluppo e a te no? No, non capisco questa reazione diversa che ha avuto su... Cioè, guardateci. Un io, un 10. Perfetto. Mi viene da piangere, me ne vado. Tieni. Buonasera, buonasera a tutti. Volevo ringraziare Davide che ho conosciuto non tantissimo tempo fa. Mi ha parlato di questo premio, di questo evento. Per me era... oltre che un piacere, era doveroso esserci, ho fatto il possibile per esserci. Tu sei un grande stimatore degli attori del doppiaggio. Assolutamente sì, tra le altre cose, caro Davide, mi hai fatto un gran bel regalo, perché dopo 10 anni ho rincontrato Alessio Puccio, ciao Alessio, con il quale abbiamo girato Prova c'è ancora prof una vita e mezzo fa. Ed è stato veramente veramente bello. Saluto anche Veronica, non so se c'è, non c'è. Salutamela e vi faccio complimenti per la serata perché è meravigliosa. Ho capito che alla fine siete tutta una famiglia e una famiglia di lavoro. Con il cuore vi dico che solitamente c'è sempre un po' di invidia, di gelosia, invece è bello vedere come ognuno di voi apprezza il lavoro dell'altro. È veramente bello bello bello. E vi dico l'ultima cosa e poi chiudo. Siccome io viaggio spesso in aereo, spesso faccio anche voli transoceanici, non potete capire la tristezza per una persona normale, in un certo senso, nell'ascoltare e vedere i film in lingua originale. La tristezza proprio, perché siete veramente dei fenomeni, veramente. Ti ringrazio io a nome di tutti quanti. E guarda, tu l'hai sentito in lingua originale, pensa a quelli che sentono le versioni fatte per l'aereo, che tu non hai idea, che sono un po' diverse anche quelle. Però detto questo, andiamo a premiare, ci penserai tu, però magari non capisci la mia calligrafia, quindi mi dispiacerebbe farti fare. Per Cars 3 vincono, questo l'ho scritto bene, Rossella Acerbo e Massimiliano Manfredi. Rieccola. Ma una volta a me, no, non ci sto, no, pure io. Oh, allora, prima vediamo il video del film di tutti e due e poi ci sarà anche la clip saluto di Massimiliano, le mandiamo tutte e due attaccate e poi parliamo con Rossella. Davide, vieni con me. Ehi, ehi, Cricchetto, vieni qui, muoviti che dobbiamo andare a Radiator Springs, dai! Ma no, non dobbiamo andare solo lì, dobbiamo andare anche al Festival Nazionale del Doppiaggio Le Voci del Cinema, dove mi hanno dato un premio meraviglioso, e purtroppo io però non potrò esserci, perché sono a Catania con l'Italian Attori per una partita di beneficenza, che è un'altra cosa alla quale tengo davvero tantissimo. E no, questo non per dire che non tenga al premio che mi avete assegnato, anzi, tutt'altro, è per me motivo di grande orgoglio. E, che dire, prendere un premio per Saetta è una cosa meravigliosa, perché quasi metà carriera mi lega a questo personaggio. Siamo arrivati ormai alla terza edizione di Cars, perché siamo a Cars 3, e sono contento che voi abbiate deciso di darmelo proprio su questo personaggio, questo premio. So che ritirerà il premio per me Rossellina Acerbo, che in Cars 3 tra l'altro fa
fa un personaggio meraviglioso che è Cruz. E che dire, Davide e Gianluca, grazie di aver pensato a questa meravigliosa idea, di questo festival, che comunque sia tiene sempre in primo piano poi quello che è il nostro lavoro, il mondo del doppiaggio, che è un mondo veramente affascinante e bello che dobbiamo difendere a tutti i costi. E che dire, come direbbe il gran caro vecchio Saetta, concludo il tutto con ciao ciao. Bene, allora Rossa, tocca a te. Che dico? Col microfono tutto quello che vuoi. Allora, ringrazio tutti, ringrazio il mio collega straordinario che è stato Massimiliano Manfredi e l'opportunità che mi ha dato di fare questo film, che è stato una mia rinascita. Ringrazio tutti quelli che sono qui stasera e, appunto, parafrasando Saetta, ciao ciao! Io ringrazio Rossella, ringrazio Max, perché stamattina ci ho messo un'ora e mezza a montare la pista a mio figlio di Cars 3, vi ringrazio tantissimo. Volevo questa invece la dedico a mio fratello Sandro, che lui ha sempre detto che io sono stonata come una campana. In questo film io ho cantato e Brancucci mi ha detto che sono stata brava. Io ringrazio ovviamente Raimondo Todaro, sei stato veramente gentilissimo, complimenti. Grazie. Rossella Acerbo, il premio a quello lì, prende anche quello di Massimiliano. Grazie, grazie infinite. Migliori voci maschili e femminili per un cartone animato, Rossella Acerbo e Massimiliano Manfredi. Grandissimi.